Buona domenica e benvenuti al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 4 settembre, con la tradizionale acchianata a Monte Pellegrino in onore di Santa Rosalia, patrona della città. Tanti i fedeli e non solo. La mafia, gli incendi e lo stupro al centro della preghiera che l'arcivescovo di Palermo ha rivolto nella notte alla città. Una supplica alla Santuzza per tutte le piaghe che affliggono Palermo, dalla mafia agli incendi fino al terribile episodio di violenza di gruppo che ancora scuote la città al centro della preghiera dell'arcivescovo Corrado Lorefice in occasione della tradizionale acchianata di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. Una devozione per la Santuzza che affonda le sue radici profonde in un passato lontano, ma il cui sentimento di preghiera è diventato un simbolo di speranza e protezione per i palermitani ancora oggi. Se oggi una ragazza è violentata, se oggi il Monte Pellegrino è violentato, abbiamo violentato la Santuzza, perché ogni giovane ha Santuzza, perché ogni via della nostra città è la via della città che Rosalia ha voluto liberata dalla peste. E noi violentiamo la Santuzza, la nostra Santa Rosalia, la nostra patrona. E quindi io salgo anche con un cuore che chiede anche perdono, con un cuore penitenziale. Non può essere questa la nostra Palermo. E noi dobbiamo chiedere alla Santuzza che ci ridia una nuova prospettiva di vita, di relazioni, un modo nuovo di abitare la città. Venire qui a Monte Pellegrino, dove è vissuta Santa Rosalia, come nuovo rettore, sarò qui come nuovo reggente, responsabile di quest'opera, di questo santuario, significa anche prima di tutto, ecco, anche difendere e amare la natura, il creato, come vuole Papa Francesco, come ci ha scritto e come c'è bisogno, perché questo monte possa essere veramente bello e possa essere un simbolo, un segno per tutta Palermo e anche per tutta la Sicilia, un monte bello, rispettato, dove con la natura si convive come Santa Rosalia ha fatto. Noi speriamo che la saggezza di tanti e la prevenzione delle istituzioni competenti possano per il prossimo anno, nei prossimi anni, migliorare questa condizione che quest'anno ci ha posto seriamente a rischio, però abbiamo subito voluto valutare, dopo l'incendio di Monte Pellegrino, la situazione della cosiddetta acchianata storica che non ha subito danni di, vorrei dire, di nessun tipo, comunque è rimasta preservata. Sono stati fatti gli abituali interventi, diciamo, di messa in pristino che ogni anno vengono fatti dalla Protezione Civile e dal cantiere, e quindi anche quest'anno la salita è pronta per accogliere e ospitare i palermitani. Ognuno di noi già normalmente avrebbe rispettato la tradizione, ci siamo detti perché non farla tutti in gruppo, dato che siamo già un gruppo, e quindi eccoci perché siamo qui. Noi siamo qui perché è stato un anno molto difficile, anche più di un anno. E siamo devoti, lo facciamo ogni anno. Sì. Quanti siete? Tutti in famiglia, siamo Una tutti in ventina. famiglia. Brucia il campo Rom a Catania, indagini in corso per stabilirne le cause. Intanto prosegue la protesta dei vigili del fuoco con un sit-in presso la sede centrale, sempre a Catania. Un vasto incendio si è sviluppato nella notte nel campo Rom di via Quicella Porto a Catania. Indagini sono in corso per risalire alle dinamiche che hanno scaturito l'incendio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, più diverse autobotti e proprio oggi un sit-in di protesta regionale presso la sede centrale di Catania del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Ascoltiamo le parole di Carmelo Barbagallo, USB Sicilia. Nuovo sciopero, vecchie problematiche. Oggi siamo tornati qui a protestare con lo sciopero regionale di USB Vigili del Fuoco Sicilia perché ci sono delle problematiche ormai ataviche, c'è la carenza di personale, mezzi non adeguati al nostro territorio, dagli incendi sicuramente passeremo più saggi e gli organici sono sempre più ridotti. Da qui a poco tempo andranno in pensione tanti colleghi e non vengono rimpinguati con il turnover.
se non si interviene a livello centrale, purtroppo la situazione in Sicilia diventa critica, dove siamo costretti quotidianamente a chiudere i distaccamenti. Questo non è ammissibile in un territorio come la Sicilia, dove ci sono tantissimi interventi e tantissime emergenze si susseguono. Noi come organizzazione sindacale staremo sempre sul pezzo e chiediamo ai colleghi di partecipare agli scioperi, perché se siamo in tanti, la politica e l'amministrazione sicuramente darà più seguito alle nostre richieste. Martedì 5 a Messina la confraternita Gesù e Maria del Buon Viaggio si fa carico delle spese per la sepoltura del giovane ivoriano che il 22 agosto scorso ha perso la vita nel mare antistante la chiesa del Ringo. La confraternita Gesù e Maria del Buon Viaggio di Messina si fa carico delle spese per la sepoltura del giovane ivoriano che il 22 agosto scorso ha perso la vita nel mare antistante la chiesa del Ringo a Messina. Il giovane di 22 anni era scomparso dopo essersi tuffato in mare insieme ad alcuni amici per una nuotata nei pressi delle invasature delle navi della Caronte Tourist. In pochi minuti di lui si erano perse le tracce. Dopo diverse ore di ricerca da parte dei vigili del fuoco del comando di Messina, sezione navale, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, il corpo senza vita era stato avvistato dai sommozzatori dei carabinieri a pochi metri dalla riva della spiaggia del Ringo. Eravamo nel periodo della festa della Madonna del Buon Viaggio. Quale bellissimo gesto di carità che non partecipare, contribuire alle spese del funerale, visto che di religione islamica non possono essere effettuate naturalmente funerali cristiani, ma i funerali possiamo contribuire per le spese. Premesso che la confraternita non è nuova a determinazioni del genere, già 38 anni fa circa aveva provveduto a fare i funerali di un polacco, Piotr Sudiski, che era deceduto qua in una delle baracchine che allora esistevano sulla spiaggia del Ringo. Non dimentichiamoci che le confraternite devono essere innanzitutto fonte di carità, operatori di carità. Poi c'è il culto e quindi c'è la cultura. Ed è bello proprio questo gesto, si tratta di una persona islamica, quindi al di là delle divisioni religiose, questa decisione, questa scelta di farsi carico di una difficoltà. A prescindere dal credo, Dio è unico, noi la chiamiamo Dio, loro lo chiamano Allah, ma Dio è unico, un unico Padre che ci vuole immensamente bene. In base a questo la confraternita ha operato questa scelta, questo gesto di carità. Che possa essere anche un messaggio per sensibilizzare l'intera città, l'opinione pubblica, anche rispetto al tema dei migranti, queste persone che spesso vengono giudicate, vengono condannate, c'è tanto razzismo forse ancora rispetto a chi viene qui, chi scappa, scappa probabilmente per delle motivazioni gravi. Naturalmente, non dimentichiamo che Camilleri diceva: l'altro confronta a te, tu sei l'altro. Di conseguenza siamo tutti sotto lo stesso cielo, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti esseri umani. Al via il progetto Born in Sicily, che candida la nostra regione nel 2025 per il settore enogastronomico europeo. La Sicilia si candida a diventare regione europea di enogastronomia nel 2025 con il progetto Born in Sicily, già iniziato l'itinerario alla scoperta di sapori, odori e tradizione in tavola. Una 5 giorni che inizia oggi con la Commissione Europea, con l'IGCAT, che è qui a valutare quello che è stata la proposta della nostra regione per essere nel 2025 la regione europea dell'enogastronomia. Una grande opportunità per la nostra regione e per i nostri produttori, ma soprattutto un'opportunità per il rilancio del turismo e di quei percorsi enogastronomici che oggi affascinano il nostro paese, ma soprattutto nella nostra regione. Tra vigneti, uliveti, mandorleti, centri di trasformazione del prodotto regionale, stiamo facendo conoscere a chi valuterà nelle prossime ore la nostra regione come capitale dell'enogastronomia. Oggi un'opportunità per il Mediterraneo, ma soprattutto un'opportunità per i tanti produttori che devono fare conoscere il proprio prodotto, e consentitemi di dire anche un'opportunità per noi siciliani di scoprire antiche tradizioni tramandate nelle ricette culinarie, ma anche dai grandi chef stellati che oggi portano in giro l'orgoglio di essere siciliani, ma soprattutto la nostra materia prima. Ci saranno tanti chef dunque?
Ci saranno un palinsesto ricco di grandi eventi, tra chef internazionali, ma soprattutto la riscoperta di ogni area del nostro territorio. Abbiamo in programma di organizzare nei prossimi 2 anni, nel 24, ma soprattutto nel 25, molti eventi che coinvolgeranno non soltanto tutti i pilastri dell'economia siciliana, agricoli, ma che metteremo a sistema insieme al turismo, insieme ai nostri beni culturali, insieme alla bellezza e alla straordinarietà della nostra regione. 2025, siamo candidati come regione europea della gastronomia, significa una bella sfida che mette in gioco i territori per poter preparare da qui al 25 tutta una serie di progettualità per il rilancio della qualità e della capacità anche attrattiva della nostra enogastronomia. Cosa significa per la Sicilia questo progetto? Beh, per la Sicilia significa provare a rinforzare quello che noi siamo nel mondo. Siamo attrattivi, sappiamo perfettamente che i nostri prodotti sono un'eccellenza, siamo quelli che hanno più prodotti a marchio d'origine, quelli che hanno più giovani agricoltori under 35, quelli che hanno più biologico, ma bisogna fare uno sforzo in più per migliorare la capacità attrattiva del nostro territorio e rendere molto più efficace la capacità di lavorare insieme sui progetti enogastronomici. Ma che cos'ha di particolare il vino prodotto sull'Etna? Il vino dell'Etna è particolare proprio perché è prodotto sull'Etna, perché l'Etna con la sua energia, la sua mineralità, i suoli vulcanici che sono stati caratterizzati dalle innumerevoli colate laviche che si sono susseguite nel corso degli anni, dei secoli, ne hanno caratterizzato il suolo rendendolo fertile e minerale e dà energia, un suolo che dà energia al vino, dà energia alle viti, di conseguenza dà energia al vino. La Sicilia, regione gastronomica d'Europa, è una bella realtà, non solo per il patrimonio di biodiversità che rappresenta, ma anche per l'alto profilo sensoriale e organolettico dei propri prodotti, che sono molto diffusi, la sapienza dell'uomo. Sul vulcano Etna, dove c'è un clima fresco e soleggiato, vi è la fortuna unica al mondo di poter avere degli ulivi produttivi fino a 1000 metri di altitudine, con una oliva che io rappresento dalla polpa croccante, il sapore amarognolo, che è molto apprezzato dai consumatori di tutto il mondo. Ecco perché questa ricchezza, assieme alle altre eccellenze dell'enogastronomia siciliana, io ritengo debbano essere il valore aggiunto, quello che può richiamare i consumatori di tutto il mondo, i turisti, a visitare questa bellissima realtà che è la Sicilia, terra di miti, di leggende e anche di ricchezze dei propri sapori. Mercoledì 6. Da anni violentavano 2 sorelle. I carabinieri di Monreale hanno arrestato 3 uomini e 1 donna, tutti stretti congiunti delle vittime. Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Monreale hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone indagate a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di autorità nei confronti di minori di 10 anni. Il provvedimento è frutto di un'articolata attività investigativa diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e condotta dalla sezione operativa della Compagnia di Monreale, che avrebbe consentito di raccogliere un grave quadro indiziario a carico degli indagati in relazione a reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023 ai danni di 2 sorelle, attualmente di 13 e 20 anni, all'interno dello stesso nucleo familiare. Ad essere arrestati sono stati 3 uomini e 1 donna. Tutti stretti congiunti delle vittime. La donna è ritenuta responsabile in concorso ai reati contestati poiché, pur a conoscenza dei fatti, avrebbe tollerato ed agevolato gli abusi tentando di coprire le responsabilità dei congiunti. A Palermo il prefetto Maria Teresa Cucinotta ha sottoscritto insieme al sindaco Roberto Lagalla e rappresentanti degli istituti di vigilanza privata KSM, Mondial Pol Security e Sicur Transport il protocollo d'intesa 1000 occhi sulla città. Obiettivo è rafforzare il controllo del territorio.
Avranno compiti genericamente di osservazione e informazione nell'ambito della sicurezza complementare, che è l'attività che svolgono abitualmente gli istituti di vigilanza. In più abbiamo dato loro questo compito di osservazione sulla sicurezza anche degli istituti scolastici, che sono, come voi sapete, stati negli ultimi tempi preda di atti vandalici, e quindi, diciamo, volendo anche fronteggiare attraverso occhi in più. Questo, non a caso questo protocollo si chiama Mille Occhi sulla Città, proprio le attività delle scuole, garantire la sicurezza anche da un punto di vista della strutturazione delle scuole, che non vengano sottoposti a atti vandalici. Si deve conciliare questa attività, diciamo, di osservazione con l'attività sul territorio che ciascun istituto di vigilanza svolge, e quindi nell'ambito dei loro giri, della loro sorveglianza. Quindi non si cambierà la loro, diciamo, attività abituale, si aggiungeranno nell'ambito della loro attività anche questi obiettivi specifici, ma oltre a questi ci saranno anche, sarà compito anche degli istituti di vigilanza quello appunto di osservare anche altre attività che possono essere da loro notate con riferimento sia all'ordine e alla sicurezza pubblica, quindi oggetto di apposita attività di informazione delle forze dell'ordine attraverso il 112, il numero unico europeo, l'112, sia per quanto riguarda la sicurezza urbana attraverso un'informativa alla polizia municipale. L'amministrazione comunale sta traguardando, diciamo, fondamentalmente tre obiettivi sul piano della sicurezza. Il primo è quello di concorrere, secondo le proprie funzioni, al lavoro e alla pianificazione che avviene all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il secondo, al quale fa riferimento in particolare questo protocollo oggi firmato e proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura, è quello di potenziare e complementare le forze presenti sul territorio per il controllo di un territorio che è particolarmente, diciamo, articolato e socialmente complesso. La terza linea di intervento è ovviamente quella di affidarci sempre di più ai controlli a mezzo di tecnologie e di sistemi avanzati di monitoraggio, e questo è il senso, la direzione e la prospettiva della control room. Giovedì 7 settembre, omicidio-suicidio nel Trapanese, un uomo ha ucciso la sua ex compagna nell'azienda agricola di famiglia, poi si è recato sul viadotto all'ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. Da tempo aveva denunciato le continue pressioni dell'ex che la perseguitava e del quale non riusciva a liberarsi. L'ennesima vittima di femminicidio è Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi. Lavorava come responsabile marketing in un'azienda agricola. Dal suo assassino Angelo Reina, originario di Valderice, aveva avuto una figlia che oggi ha 4 anni. A niente sono servite le continue denunce della donna, continuamente oppressa dall'ex con il quale non viveva più insieme da tempo. Una morte annunciata, un errore di ingenuità che l'ha fatta cadere nella trappola mortale proprio nella stessa azienda di famiglia, in contrada Ferla, al confine tra Marsala e Mazara del Vallo, dove le aveva dato appuntamento proprio Angelo Reina, che poi le ha sparato 3 colpi di arma da fuoco uccidendola. L'assassino si è poi dato alla fuga, terminata vicino Castellammare del Golfo, dove l'uomo si è accostato nella corsia d'emergenza e si è suicidato sparando un colpo con il fucile. Il cadavere è stato ritrovato dagli agenti della polizia stradale nella campagna sottostante dopo la chiamata di un testimone oculare. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Gli agenti della polstrada hanno trovato accanto all'auto il fucile dal quale sarebbe partito il colpo. La questura di Trapani sta indagando sul fatto per capire cosa sia realmente accaduto. Il magistrato ha momentaneamente disposto il sequestro del cadavere. Intanto la CISL Palermo Trapani interviene sull'ennesimo caso di femminicidio. Siamo davvero in stato di emergenza. La violenza contro le donne, fra le mura domestiche e fuori, sembra dilagare in modo sconvolgente nelle nostre città. Bisogna costruire un fronte unico contro questi fenomeni, creare politiche adeguate che consentano alle vittime di uscire dall'incubo, sostenere di più i centri antiviolenza che spesso si sostituiscono alle istituzioni nell'affiancamento in questo
questo percorso di liberazione e serve fare una seria prevenzione attraverso centri di recupero e riabilitazione che agiscano sugli uomini. Ad affermarlo Leonardo Lapiana, segretario generale CISL Palermo Trapani, e Delia Altavilla, responsabile del coordinamento donne CISL Palermo Trapani. Incendi all'aeroporto di Fontanarossa. 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. I primi 4 sono i vertici amministrativi dell'aeroporto. Sono 7 le persone indagate dalla Procura di Catania nell'ambito dell'inchiesta per incendio colposo sul rogo divampato nell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi. 4 di loro sono dirigenti della SAC, la società che gestisce lo scalo. Si tratta dell'amministratore delegato Nico Torrisi, Orazio Condorelli, Antonio Palumbo e responsabile della sicurezza Giancarlo Guerrera. L'iscrizione nel registro degli indagati è stato un atto dovuto per eseguire l'analisi di materiali della SAC e dei subconcessionari da parte dei consulenti tecnici nominati dalla Procura. Il Collegio di Difesa della SAC, costituito dagli avvocati Luca Blasi, Martina Reina, Giuseppe Lofaro e Gianluca Gulino. Gli altri indagati sarebbero legati direttamente e indirettamente ad un'attività di noleggio auto dal cui ufficio sarebbe partito l'incendio. Non sono assolutamente sorpreso dell'avviso di garanzia finalizzato ad accertamenti tecnici non ripetibili, altrimenti non utilizzabili in un'eventuale fase processuale, perché è un atto a garanzia dei molti indagati, anche non appartenenti alla SAC. Dice così l'avvocato Luca Blasi del collegio difensivo della società che gestisce lo scalo. L'amministratore delegato, aggiunge il penalista, consapevole che si tratta di un atto dovuto a garanzia di tutti, ha piena fiducia nell'operato della magistratura e auspica che venga fatta piena chiarezza. Venerdì 8 settembre, sanità, i controlli dei NAS dei carabinieri sulle liste d'attesa, denuncia ed irregolarità anche in Sicilia. Nei mesi di luglio ed agosto i carabinieri dei NAS, di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato un'intensa attività di controllo su tutto il territorio nazionale al fine di verificare la gestione delle liste di attesa per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici afferenti al servizio sanitario pubblico. Obiettivo: accertare il rispetto dei criteri previsti dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa stilati per assicurare un corretto accesso alle prestazioni fornite al servizio sanitario pubblico ed uniformare un'equa e tempestiva erogazione dei servizi sanitari a favore dei cittadini. In Sicilia, i NAS di Catania hanno deferito in stato di libertà un medico di ortopedia e traumatologia di un presidio ospedaliero che seguiva visite ambulatoriali a vantaggio di pazienti privi della prescritta prenotazione al CUP, bypassando il sistema di lista d'attesa ed omettendo di richiedere il versamento del previsto ticket contributivo in danno del servizio sanitario regionale. Gli accertamenti svolti dai nuclei di Palermo, Reggio Calabria, Latina e Udine hanno consentito di rilevare vere proprie condotte dolose, deferendo all'autorità giudiziaria 14 dirigenti e medici ritenuti responsabili del reato di interruzione di pubblico servizio per avere arbitrariamente chiuse in modo ingiustificato le agende di prenotazione a luglio ed agosto, posticipando conseguentemente le prestazioni diagnostiche al fine di consentire al personale di poter fruire delle ferie estive o svolgere indebitamente attività a pagamento. Concluso l'iter per la nomination della Sicilia al titolo di Regione Gastronomica Europea 2025. La candidatura al prestigioso riconoscimento internazionale è stata presentata a Palazzo d'Orléan, nella Sala Alessi, alla presenza del Presidente della Regione, Renato Schifani. La Sicilia potrebbe essere la prima regione italiana a ricevere questo titolo. Le valutazioni della commissione IGCAT sono state positive e la Sicilia ha passato le fasi finali per essere candidata a capitale europea della gastronomia nel 2025. È l'inizio di un percorso importante, una grande occasione che ci viene riconosciuta dall'IGCAT. Nel 2025 la nostra regione rappresenterà le regioni d'Europa per l'enogastronomia. È una grande opportunità per i tanti siciliani che hanno a cuore la tradizione, le radici e la storia della nostra regione. Finalmente viene premiato il merito, viene premiata l'eccellenza. Avremo un anno e mezzo davanti per costruire gli eventi, ma soprattutto per costruire quel circuito virtuoso che mette
mette al centro la qualità del prodotto siciliano e la bellezza della nostra storia. Questo iter di valutazione si conclude oggi, ci sono ancora due tappe, una a Cefalù e l'altra a Castelbuono. Una settimana che è iniziata lunedì con il Gran Giurì l'IGICAT che ha girato in lungo e in largo oltre 70 aziende, territori incantevoli che hanno affascinato e fatto innamorare chi è venuto dalla Finlandia, dalla Spagna, dalla Norvegia e dall'Inghilterra a guardare quello che è il patrimonio della nostra regione, biodiversità, tradizioni e soprattutto il nostro prodotto, accompagnato dalle ricette antiche che vengono tramandate, ma soprattutto da una settimana che consegna loro la consapevolezza che la Sicilia ha una grande forza, che è la forza che ci porta a essere regione enogastronomica del 2025. Il dossier è stato un lavoro di gruppo, siamo stati una squadra che ha lavorato su questo e la stessa squadra ha accompagnato la giuria in questa settimana. La valutazione era basata non tanto sulla qualità del prodotto finale, perché il fatto che in Sicilia si mangi bene e si beva anche meglio è indubbio, sulla capacità siciliana di lavorare in maniera cooperativa tra aziende, tra pubblico e privato e di lavorare in una visione innovativa verso un approccio sostenibile. Questi erano un po' i criteri di base. Come presidente del consorzio DOC Sicilia ha lavorato la documentazione da presentare in Europa? Abbiamo collaborato con il professor Vincenzo Russo, ovviamente noi siamo una parte fondamentale dell'agricoltura siciliana e di quelli che sono i due pilastri su cui sicuramente si deve fondare sempre di più l'economia dell'isola, l'agricoltura e il turismo. Lei ha curato la genesi di questo dossier che ha tre passaggi fondamentali. Tre passaggi fondamentali. Chi siamo? Abbiamo dei numeri incredibili come Sicilia, la quantità di prodotti a marchio, la quantità di terreni biologici, siamo i primi in Italia, la quantità di giovani agricoltori sotto i 35 anni e tanto altro. Secondo passaggio, noi siamo quelli che hanno subito tante dominazioni, ogni dominazione ha lasciato una ricchezza enogastronomica, i nostri piatti sono unici. E poi infine 10 cose da fare, 10 impegni, dalla promozione della biodiversità a una produzione che sia capace di impattare con un clima che sta cambiando continuamente fino all'educazione dei nostri giovani. Ieri, sabato 9 settembre, Covid, casi aumentati del 44% in una settimana, trainati dalla variante Eris, preoccupa l'inverno. Arriva la circolare del Ministero, tampone solo per i sintomatici, un quadro che per il direttore della prevenzione del Ministero della Salute non desta allarme ma richiede prudenza. Il Covid-19 non vuole ancora abbandonarci, anzi i casi in Italia vedono un balzo del 44% in 7 giorni e tornano a superare i 21.000 contagi trainati dalla nuova variante Eris. Insieme crescono, anche se di poco, ricoveri e decessi. In base al quadro fornito dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'IS, crescono a 21.309 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in aumento rispetto ai 14.866 della scorsa settimana, e l'incidenza sale in tutte le fasce d'età. Niente tamponi per gli asintomatici che arrivano negli ospedali, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus. Lo indica la nuova circolare del Ministero della Salute, firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, esaminato l'attuale andamento clinico-epidemiologico che non desta allarme, ma richiede attenzione e misure di prudenza. E poi assicura: il Ministero, nell'interesse primario della tutela dei cittadini più fragili, si muove in una duplice direzione. Da una parte, misure di protezione e prevenzione per la tutela e sicurezza sia dei pazienti che degli operatori. E dall'altra, predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da Covid, anziani, fragili, immunocompromessi. Intanto negli Stati Uniti la Food and Drug Administration rassicura: i vecchi test casalinghi per il Covid continuano ad essere efficaci e funzionano anche per l'identificazione delle nuove varianti. La Guardia di Finanza di Messina ha salvato un esemplare di fenicottero rosa. Lo hanno trovato ferito ed in difficoltà nei pressi dei laghi di Ganzirri.
Una pattuglia di finanzieri del Comando Provinciale di Messina ha individuato e soccorso un esemplare adulto di fenicottero rosa, ferito ed in evidente difficoltà nei pressi dei laghi di Ganzirri, precisamente il canale degli Inglesi che collega il Pantano Piccolo al Mar Tirreno. Il volatile è stato trasportato al centro di recupero della fauna selvatica Stretto di Messina a cura dei militari del gruppo di Messina, assistito al dottore Antonio Raffa, biologo marino, in servizio presso l'Istituto Marino di Mortelle ed affidato alle cure della dottoressa Deborah Ricciardi, che provvederà al recupero dell'esemplare per consentirgli, una volta guarito, di proseguire la migrazione verso paesi più caldi. I fenicotteri, prediligendo le zone umide per stabilire il proprio habitat naturale, fino a pochi anni fa popolavano i laghi di Ganzirri, dove era possibile osservare questi bellissimi esemplari durante le loro soste prolungate. Il fenicottero rosa rientra tra le specie cosiddette di interesse comunitario, tutelate dalla direttiva Uccelli, approvata dalla Commissione europea nel 1979. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro ancora una buona domenica, arrivederci.